Spesso mi capita di ascoltare gli imprenditori che vogliono posizionare i loro prodotti su Amazon, prodotti anche molto belli, molto validi, ma che si scontrano con la realtà fattuale. Se i prodotti non vengono posizionati correttamente, nessuno mai li acquisterà. Il motivo è semplice, l'offerta è talmente ampia che il consumatore soddisfa il suo bisogno già nelle prime posizioni della classifica di ricerca, quindi non scorrerà mai per arrivare al tuo prodotto. Devi posizionarti tra i primi risultati. Come lo fai? Semplice, con un lancio di successo. In questo video vedremo nello specifico come utilizzare le campagne di sponsorizzazione per un lancio di successo, se è il caso di lavorare anche con pubblicità fuori da Amazon e l'importanza di tenere monitorate le opinioni dei clienti fin dalla fase di lancio. Sono Alberto Caschili, partner ufficiale Amazon certificato dal 2020. E mi occupo di portare le aziende a vendere online su Amazon o massimizzare i profitti di chi già opera sulla piattaforma facendo decollare le vendite. Prima di spiegarti come fare un lancio di successo, ti ricordo che ci sono delle attività fondamentali da eseguire prima di lanciare il prodotto nel mercato. Ne parlo in un video apposito che ti lascio qua in sovraimpressione. In particolare dovrai raccogliere dei dati sui tuoi competitor e sul mercato e questo ti consente di poter comprendere come fare un lancio davvero in modo scientifico. Se non lo hai visto, guardalo subito e iscriviti al canale per non perderti nessuna novità. Detto ciò, possiamo iniziare dicendo che la promozione efficace dei prodotti su Amazon è cruciale per generare visibilità e stimolare le vendite. All'interno della piattaforma è possibile promuovere i prodotti con diversi strumenti, il più efficace dei quali è la pay per click. Da qualche anno, infatti, il marketplace di Amazon punta tanto su questo strumento, premiando i seller che la utilizzano e incoraggiandone un uso diffuso. Ad oggi, vista la competizione presente nel portale, non se ne può più fare a meno. Le campagne pubblicitarie su Amazon offrono un modo diretto per posizionare il prodotto davanti a quello dei propri competitor, che sono magari meglio posizionati organicamente. In questo modo, fin dal primo giorno di lancio, il nostro prodotto potrà essere visualizzato nelle prime posizioni e generare delle vendite in quanto facilmente scopribile e individuabile dagli utenti. Il consiglio è quello di utilizzare le campagne PPC. Solo dopo aver ottimizzato a dovere le pagine prodotto e avere ricercato tutte le parole chiave importanti più utilizzate, così da portare traffico di qualità e facilitare la conversione degli utenti in clienti paganti. Ovviamente è essenziale monitorare e ottimizzare le campagne regolarmente per massimizzare il rendimento dell'investimento. Iniziate con delle campagne automatiche, broad, in modo che sia Amazon a selezionare le parole chiave maggiormente rilevanti per il prodotto in questione. Non abbiate paura di lasciar fare ad Amazon, il suo algoritmo è molto evoluto e le campagne così generate saranno molto importanti per poter portare buon traffico e esplorare nuove opportunità che non erano state valutate prima. Dopo aver creato delle campagne automatiche, si passa a creare quelle a corrispondenza a frase, in modo da circoscrivere il cerchio e selezionare tutte le keywords a coda lunga che possano essere rilevanti e maggiormente utilizzate. In ultimo, una volta compreso dai report quali siano le parole chiave più importanti, si passa alle campagne a corrispondenza esatta, così da poter concentrare la maggior parte del budget su queste e ottimizzare le risorse. Attenzione, le campagne automatiche non vanno mai spente. Potresti pensare infatti che possano farti sprecare del budget, ma così non è, e se le setti correttamente, ti basterà inserire delle parole negative sulle quali Amazon non riverserà più budget e in questo modo non avrai sprechi inutili. Se però dovessi spegnere le campagne, perderesti tutte le nuove parole chiave tracciate da Amazon nel tempo, che sono usate dagli utenti per ricercare il tuo prodotto e che cambiano di settimana in settimana. Di conseguenza, ottimizzala, ma lasciala attiva. Ad esempio, se stiamo vendendo una linea di prodotti per la cura dei capelli, possiamo creare campagne pubblicitarie mirate utilizzando parole chiave come shampoo naturale o trattamento per capelli danneggiati. Questo ti consente di utilizzare appunto delle parole chiave a corrispondenza esatta.
Parliamo delle promozioni al di fuori di Amazon. Oltre agli strumenti messi a disposizione dal portale, puoi sfruttare quelli messi a disposizione da altri canali, che ben si possono interfacciare con il marketplace di Amazon. Uno fra tutti è quello degli influencer, i quali possono promuovere il tuo prodotto nelle loro community e amplificare la visibilità del prodotto. Oltre a questo esiste il programma di affiliazione di Amazon che ti consente di poter sfruttare la visibilità di profili social, siti web, blog e altro per promuovere il tuo prodotto. Anche questo è un ottimo sistema. Ancora, puoi usare i social network per promuovere il tuo prodotto su gruppi tematici riguardanti il tuo articolo. Dovrai quindi creare contenuti coinvolgenti, promuovere offerte speciali e incoraggiare la partecipazione attraverso sondaggi, concorsi e tutte, diciamo, quelle attività che contribuiscono a mantenere il pubblico costantemente interessato. Infine potresti anche pensare di usare una mailing list invitando i destinatari a finalizzare l'acquisto su Amazon. L'integrazione di queste tattiche promozionali crea un ambiente in cui il prodotto è esposto a un pubblico ampio e le opportunità di conversione sono massimizzate. La diversificazione delle strategie promozionali contribuisce a raggiungere un pubblico più ampio e ad aumentare la visibilità del prodotto su Amazon. Passiamo poi alla gestione delle recensioni, che è assolutamente fondamentale nella fase di lancio. Le recensioni e i feedback dei clienti infatti sono un elemento da curare fin dai primi passi. Occorre verificare costantemente le recensioni e i feedback. Questo è essenziale per valutare la soddisfazione del cliente. L'uso di strumenti di monitoraggio delle recensioni aiuta ad identificare tendenze, individuare eventuali problematiche ricorrenti e rispondere prontamente alle preoccupazioni degli stessi. Utilizzando un software di monitoraggio recensioni come Review Downloader di Helium 10, possiamo analizzare massivamente le recensioni di un prodotto per comprendere se ci sono delle parti su cui intervenire. Le recensioni dei clienti sono una preziosa fonte di informazioni per apportare miglioramenti continui alla pagina prodotto, dando maggior risalto agli elementi maggiormente apprezzati dai consumatori, oppure inserendoli nelle nostre pagine nel caso in cui ne fossero sprovviste. Ad esempio, se notiamo recensioni che indicano la necessità di istruzioni più dettagliate di un prodotto, possiamo aggiornare la descrizione della pagina inserendo un richiamo alla presenza delle istruzioni, oppure inserirle direttamente tra le foto della pagina prodotto. La gestione attiva delle recensioni e dei feedback è fondamentale per costruire e mantenere la reputazione del prodotto su Amazon e anche ovviamente quella del brand. Fatto questo, buona parte del lancio è compiuta, ma non puoi dire di aver concluso l'opera. Infatti, occorre monitorare i risultati delle operazioni effettuate e ottimizzare tutto il tuo funnel in modo che ogni euro speso porti ad un ritorno economico consistente. Di questo ti parlo in un video dedicato che ti consiglio di non perdere, per cui iscriviti al canale e attiva la campanella per restare aggiornato. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace e condividilo con i tuoi amici. Seguimi per restare sempre aggiornato e se hai dubbi o domande scrivimele nei commenti. Ciao e al prossimo video!